L'elicottero che trasportava la Madonnina di Fatima giunta dal Portogallo è atterrato puntuale, come previsto dal cronoprogramma, alle 18.30 nel campo sportivo di Flumeri, dove ad accoglierla con fede e devozione c'era il vescovo della diocesi Ariano Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, i parroci della diocesi e le istituzioni. Dall'elicottero emozionato scende insieme alla statua pellegrina anche il parroco Don Claudio Lettieri. Viaggiare con lei ci porta senz'altro al porto sicuro che è la fede, la speranza, la carità, e poi ci porta a incontrare il suo figlio Gesù. Infatti il beato Bartolo Longo diceva a Gesù per Maria, e allora grazie a Maria che è venuta in questa nostra comunità nel centenario dell'apparizione a Fatima, ha voluto, abbiamo desiderato e si sta concretizzando con la sua presenza fra tutti noi. La Vergine Maria, portatrice di pace, di gioia, di misericordia. La Vergine Maria che ci porta il suo figlio Gesù, il Signore della vita, il Signore della storia. Accogliamo Maria tutti insieme ancora una volta con un applauso forte. Viva Maria! Evviva! Evviva la Madonna di Fatima! Evviva Maria! Evviva! Saranno 5 giorni di fede e devozione, ma anche di festa civile per onorare l'evento che ha carattere eccezionale, con preghiere intense e con giornate dedicate alla famiglia, alle vocazioni, dando spazio agli ammalati e ai tanti giovani. Insomma, si tratta di un dono per le comunità e per le parrocchie dell'area ufitana. È un momento di festa e anche di riflessione, perché accogliere Maria nelle nostre comunità come questa sera a Flumeri significa innanzitutto accoglierlo nella nostra esperienza di vita, in quella necessaria imitazione di Maria che ci indica la strada che dobbiamo percorrere, che Gesù ci mostra e ci indica, una strada che faccia conoscere il Vangelo, che faccia soprattutto sperimentare l'amicizia, la fraternità, la prossimità con gli ultimi poveri e deboli del nostro tempo.